Il pomeriggio di ieri a Giulianova è stato segnato da momenti di alta tensione quando una manifestazione pacifica volta a chiedere il rilascio di un'area occupata si è trasformata in uno sgombero soft. Dopo una lunga trattativa con gli agenti della Digos, i ragazzi del campetto occupato hanno abbandonato il terreno in Viale dello Splendore, di proprietà dell'Istituto Castorani e quindi dell'ASP2. Il gruppo anarchico, già sgomberato dall'ex depuratore il 6 settembre, aveva nuovamente forzato il cancello tra domenica e lunedì, portando all'interno anche due roulotte. In reazione a ciò, la presidente dell'ASP2, Giulia Palestini, ha organizzato una manifestazione insieme ai ragazzi di Rurabilandia. È stata una grande conquista, voglio prenderla come diciamo una vittoria, un atto di civiltà. Ho parlato con i ragazzi anche adesso che sono entrata, ho di nuovo ribadito la mia disponibilità ad aiutarli per qualsiasi cosa. Se vogliamo organizzarci per una collaborazione con dei laboratori, a noi abbiamo bisogno tantissimo di un aiuto e di una mano. Io li ringrazio perché hanno dimostrato che si può dialogare e io ci ho sempre creduto, glielo dissi già diversi anni fa. L'altra volta non ci siamo riusciti, questa volta io penso che loro hanno capito che ci sono le potenzialità per veramente regalare questo posto ai bambini e alla comunità. E quindi diciamo che sono soddisfatta e spero che, smaltita la rabbia, ci si possa di nuovo vedere e parlare. All'evento erano presenti, oltre alle forze dell'ordine e diversi cittadini, anche il sindaco Ivan Costantini e vari membri della sua giunta. Sì, come sempre, lo Stato arriva, ci mette tempo. Questa volta invece non ci è voluto neanche tanto tempo perché siamo stati molto incisivi, nel senso che era una vergogna che quattro persone tenessero questo campo riqualificato, come vedete, a servizio dell'Istituto Castorani e anche degli istituti scolastici. Fuori con noi c'erano non solo diversi insegnanti che hanno più volte usufruito della struttura, ma c'erano anche i ragazzi Rurabilandi, i ragazzi del Castorani. Ho ricevuto due telefonate da Don Enzo, che è il parroco del quartiere, che si indignava di quello che era accaduto. Io devo ringraziare la presidente dell'ASP Giulia Palestini, perché in questo caso, a differenza degli sgombri precedenti, è lei la legittima proprietaria dell'area che è stata ferma nel volerla liberare questa sera. Ma i momenti di forte tensione sono proseguiti anche dopo. Un gruppo di circa una ventina di persone ha atteso il sindaco fuori dal municipio al termine di una riunione, rivolgendogli minacce con frasi molto gravi. Sull'accaduto il primo cittadino ha chiesto un intervento immediato da parte delle autorità competenti.